Amici della Pallamano, a tutti voi un buon pomeriggio da Misano Adriatico, dove sta per prendere il via la prima delle tre finali della quarta edizione del Trofeo delle Aree. Manifestazione organizzata dalla FIGH per dare modo di mettersi in luce ai migliori talenti del panorama nazionale. Si comincia con la finale delle ore 16, che mette di fronte per il torneo della categoria maschile del biennio 2000-2001 Trentino Alto Adige Area Nord. Velocemente insieme vediamo i 16 ragazzi da una parte e dall'altra che scenderanno in campo quando manca poco al fischio d'inizio. Il Trentino Alto Adige in campo con Marco e Simone Mengon, Davide Campestrini, Nicola Giampiccolo, Mattia Pedron, Alessandro Manna, Federico Comparin, Giuseppe Alaimo, Max Prantner, Luca Busetti, Alex Forer, Alex Freund, Jonas Fivider, Alex Bertagnolli, Christian Mitterunzner e Mattias Blasbickler. Allenatore è il signor Jürgen Blas. Dall'altra parte per l'area nord Thomas Bartoli intanto ha preso il via il match, Denis Gallazzi, Dimitri Gallazzi, Elia Marendon, Tagliaretti, Nardin, Coccimiglio, Piazzon, Zebele, Nicolò Zoppetti, Federico Busdon, Capuzzo, Sodomaco, Cabrini, Benini e Benassuti. Allenatore Enrico Lucchetti. Intanto subito con il numero 5 Simone Mengon che prova il tentativo, nulla di fatto, sempre 0-0. Dirige l'incontro la coppia di Casola e Scisci. Interessante quello che riguarda le coppie arbitrali di queste tre finali, perché sulle indicazioni della FIGH il settore arbitrale in generale sono state create le condizioni per dare la possibilità ai più giovani arbitri, alle giovani leve del settore arbitrale di fare esperienza e di dirigere in coppia con i direttori di gara di maggior esperienza delle massime serie dei campionati nazionali. È arrivata la prima rete per l'area nord, 1-0 dopo un minuto di gioco. Ricordiamo velocemente il regolamento: si gioca sulla base di tre tempi da un quarto d'ora ciascuno e ovviamente in queste finali ad assegnare la vittoria sarà chiaramente il risultato al termine dei 45 minuti. Ha provato il numero 8 Mengon, nulla di fatto, 1-0 sempre in favore dell'area nord in maglia verde. Attacca, c'è il fallo in attacco, palla persa, pallone che torna nelle mani del Trentino Alto Adige. Rimette in gioco il portiere, il numero 1 Alex Bertagnolli, i due Marco e Simone Mengon, il terzino destro è il numero 9 Max Prantner. Proprio lui tenta l'offensiva, il tiro, la parata di Capuzzo, cerca la velocità l'area nord con il numero 6 Busdon. Altra caratteristica del regolamento di questo trofeo delle aree è la necessità ovviamente per dar spazio a tutti i ragazzi convocati e dare la possibilità di mettersi in luce, di mettere in risalto il proprio talento. 8 atleti vengono utilizzati nel primo quarto d'ora, altri 8 nel secondo quarto d'ora. Ricordiamo, parliamo di liste di 16 atleti e la possibilità di schierare squadre miste poi nel terzo tempo, nel terzo periodo. C'è stata la rete del 2-0 in favore dell'area nord. Mengon, poi Prantner. Mengon difende un 5-1 l'area nord, stessa difesa anche per il Trentino Alto Adige, anche questa caratteristica del regolamento, le difese. È stato il fallo, 9 metri, il numero 6 è Freund, il pivot. Intanto ha tentato Prantner, può soltanto toccare Capuzzo, la prima rete del Trentino Alto Adige, 2-1. D'altra parte Busdon ci prova, c'è
invasione l'aveva servito il compagno Dimitri Gallazzi. In campo anche il fratello Denis Gallazzi con il numero 3. L'offensiva Mengon, poi Prante nell'impalleggio, pallone perso, riconquistato dall'area nord, c'è la velocità di Busdon che non sbaglia, ottimo il servizio di Coccimiglio, il compagno di squadra che lo libera e Busdon non sbaglia, 3-1 in favore dell'area nord quando sono trascorsi 4 minuti e 28 secondi del primo dei tre quarti d'ora da giocare di questa finale trofeo delle aree categoria maschile 2000-2001. Prantler si alza, lui la traversa, gran botta, bel tiro il suo, Capuzzo, poi due Gallazzi, il numero 14 è Sodomaco. Pallone perso e riconquistato da Prantner, poi Gallazzi, anzi no, Mengonne, Gallazzi dall'altra parte per l'area nord, 3-1. Mengonne a liberare il compagno di squadra Giampiccolo, la parata però di Capuzzo, e allora dall'altra parte ha provato l'area nord con calma Mengon, però aveva tentato Denis Gallazzi di servire il pivot, il compagno di squadra Davide Coccimiglio, nulla di fatto. Mengon anche lui aveva tentato un servizio per il pivot. Alex Freund attacca il Trentino Alto Adige e sta trovando buone soluzioni Prantner dalla distanza, 3-2 sempre in favore dell'area nord. Che attacca, vediamo se c'è una segnalazione di passivo. Gallazzi, poi Sodomaco ha provato a liberarsi con il numero 8 Alessandro Benini. Sodomaco, tentativo di tiro laterale sul fianco del difensore, fa buona guardia estremo difensore altoatesino con il numero 1 Alex Bertagnolli. Prantner è ancora sua, la rete del 3-3, il pareggio, il mancino vincente. Sodomaco, poi Benini, Gallazzi a spazio, la parata di Bertagnolli che fa buona guardia, 3-3, 7 minuti e mezzo trascorsi. Trentino Alto Adige che ora ha la possibilità per la prima volta nella gara di andare in vantaggio. Mengon per il fratello, poi lo scalare a spazio, la traversa colpita e dall'altra parte il gol di Alessandro Manna, primo vantaggio al Trentino Alto Adige, 4-3. Ottavo minuto, Gallazzi, c'è fallo su Dimitri Gallazzi che poi ci prova dalla distanza, ingannato dal muro Bertagnolli, tocca soltanto la palla che finisce in rete, parità 4-4. Mengon, poi Prantner, finisce a terra pivot Freund, c'è un cartellino giallo per il numero 4 dell'area nord Dimitri Gallazzi.
Mengon. Prantner. Simone Mengon. Poi il tiro e la rete firmata Marco Mengon. Torna avanti il Trentino Alto Adige, 5-4, 9 minuti. Ricordiamo, si gioca sulla base dei tre tempi da 15 minuti ciascuno. Ci ha provato e buona la rete di Coccimiglio, che non sbaglia. Poi Mengon, Prantner. Marco Mengon, Simone Mengon, Prantner. 9 minuti e 38 secondi. Buona l'attacco di Simone Mengon, 6-5 Alto Adige, Trentino Alto Adige. C'è il time out voluto da Enrico Lucchetti sulla panchina dell'area nord. Cronometro è fermo, 9 minuti e 52 secondi, 6-5 in favore del Trentino Alto Adige. Riprendere il gioco, 9.52 del primo tempo sul cronometro, 6 Trentino Alto Adige, 5 Area Nord. Sodomaco, poi Gallazzi per il fratello che tenta la conclusione, fa buona guardia Bertagnolli, la parata che mantiene invariato il risultato. Decimo minuto. Marco Mengon, Simone Mengon, il taglio, posizione di doppio pivot per il Trentino Alto Adige. C'è un blocco irregolare fischiato al numero 6 Alex Freund. Sarà liberato Mengon al tiro, fallo in attacco. Però c'è il tentativo di Busdon, deliziosa era stata la palla appoggiata sopra la testa di Bertagnolli, traversa poi base del palo, palla che rimane fuori dalla porta, nulla di fatto. Sempre 6-5, il Trentino Alto Adige che attacca, il pallone ancora perso però lo riconquista Gallazzi per il fratello Denis, e poi nulla di fatto, si arrabbiano tra loro, tra fratelli Denis e Dimitri Gallazzi. È il risultato che non cambia, 6-5 a favore del Trentino Alto Adige. Mengon, Prantner, ancora Mengon, Prantner, ma lui l'offensiva molto molto bello, bellissimo cambio di direzione di Prantner. 7-5, massimo vantaggio del Trentino Alto Adige, annullato subito da questo bel cambio di direzione di Gallazzi, e c'è un 2 minuti proprio per Alex Prantner. 7-6,
quando siamo al dodicesimo. Inferiorità numerica per il Trentino Alto Adige, è uscito Max Prantner. Mengon, fratello, c'è Passi. E ora area nord che può attaccare in superiorità numerica, rimette in gioco il pallone Matteo Capuzzo. Busdon, Gallazzi, Solomaco si alza, ancora il muro a battere Bertagnolli. La parità 7-7, fanno fruttare questa superiorità numerica i giovanissimi dell'area nord, e stavolta il time out lo richiede la panchina del Trentino Alto Adige con Jürgen Blass. Minuti e 41 secondi giocati del primo tempo, finale del trofeo delle aree categoria 2000-2001 maschile, Trentino Alto Adige area nord, perfetta parità 7-7. Attacca Trentino Alto Adige con Mengon, molto bella l'apertura dalla posizione di centrale direttamente per il numero 13 Giampiccolo, che non sbaglia, 8-7. Gallazzi, poi Sodomaco che va a liberare il compagno Alessandro Benini, forse ha tirato con l'angolo, poteva prendersi più spazio, tirato con un po' di fretta Benini. 9 metri in favore dell'area nord. Coccimiglio, Solomaco, Gallazzi, Passi, ravvisati dalla coppia arbitrale di Casola, Scisci. Sempre 8-7, siamo entrati ora nell'ultimo minuto di gioco della prima frazione. Vediamo Trentino Alto Adige che ha recuperato Prantner dopo i due minuti per una scorrettezza in precedenza, ora parità numerica. Vediamo Mengon, la parata e c'è il tiro dai 7 metri in favore del Trentino Alto Adige. Va con il suo mancino Max Prantner. Ed è gol! Prantner, 9-7. Doppio vantaggio in favore del Trentino Alto Adige. Finisce il primo dei tre tempi. Conduce il Trentino Alto Adige 9-7 in questa finale. Rimaniamo ovviamente collegati e torniamo tra in telecronaca, torniamo tra qualche istante alla ripresa del gioco.
tutto pronto per la ripresa del gioco. Partiti, secondo tempo. Nuovo centrale nell'area nord, numero 5. Giovanni Nardin intanto ha concluso bene. Sodomaco, il suo gol. Entrato anche con il numero 2, lo vedete in posizione di centravanti. Thomas Bartoli con il numero 16, il terzino sinistro del Trentino Alto Adige. Leonardo Piazzon, si è alzato Prantner, la parata però. Attacca il Trentino Alto Adige che conduce 9-8. Prantner, buono lo scalare, non riesce però a concludere il compagno. Allora ancora Prantner che prova a liberare il pivot. È stato un colpo per Freund. Il tiro di Prantner, insidioso, controlla però Capuzzo. Gallazzi, il pallone perso male da Gianni Sodomaco. Se lo lascia sfuggire dalle mani, gli finisce sui piedi. 1 minuto e 33 secondi del secondo tempo. Si finisce a 15. Molto bella la palla di Prantner per il compagno. Alex Freund ha parato però Capuzzo, altrettanto attento. Mengon, ancora una nuova opportunità, stavolta non sbaglia. Freund fa anche un bel gol. 10-8, più 2, Trentino Alto Adige. C'è fallo su Giovanni Nardin, che prova ad attaccare, poi Sodomaco, lo sfondamento, fallo in attacco. Dell'area nord che ora è in difficoltà, vediamo quali contromisure proverà il tecnico Enrico Lucchetti. Naturalmente tutti vogliono vincere, ma l'obiettivo è soprattutto quello di mettere in mostra, se vogliamo, scovare in qualche modo i talenti della nostra pallamano. Uno contro uno, poi la conclusione sul primo palo di Bartoli, la parata di Bertagnolli, sempre Ara Nord avanti però. 11-8, Sodomaco, poi il pallonetto e la traversa da, colpita da Elia Marendon. Prantner, Mengon, Comparin. Mengon si alza dalla distanza. 12-8 e c'è la sostituzione tra i pali per l'area nord. È uscito Capuzzo, è entrato Zoppetti, mentre ha appena segnato con il numero 2 Thomas Bartoli. 12-9, accorcia, ripetiamo, è Nicolò Zoppetti in questo momento l'estremo difensore dell'area nord. La conclusione è subito, Zoppetti si fa trovare pronto sul primo palo, fa buona guardia Nardin, poi Sodomaco in corsa, tanta forza, poca precisione. Nulla di fatto, 12-9. Mengon, Prantner, trovato l'offensiva, c'è fallo. Prantner ha parato ancora, poi Prantner di nuovo, palo, palla che finisce fuori. Impatto positivo sulla partita di Zoppetti,
E poi Coccimiglio para bene Bertagnolli, ma c'è fallo, tiro dai 7 metri conquistato dall'area nord, che proverà a tornare ora sul meno 2 ad accorciare ancora. Dimitri Gallazzi dalla linea dei 7 metri, 5 minuti e 22, palla tra le gambe di Bertagnolli, rigore preciso quello tirato da Gallazzi, 12 a 10, partita ancora apertissima, naturalmente c'è ancora tanto da giocare, c'è la sostituzione intanto per l'area nord, entra, anzi per il Trentino Alto Adige, entra con il numero 2 Giuseppe Alaimo, e c'è il gol intanto del 13 a 10, molto molto bello, di Comparin. Nardin poi prova a liberare Gallazzi, la sua finta, Nardin, Sodomaco libera il destro, c'è la parata di Bertagnolli, il fallo, ha riconquistato il pallone dal Trentino Alto Adige. 6 minuti e 20 disputati in questo secondo tempo, Trentino Alto Adige che conduce 13 a 10. Frazione di passi fischiata a Mengon, c'era tutta. Tredici-10, molto molto bella la penetrazione e il fallo, tiro dai 7 metri conquistato da Giovanni Nardin, che rimane a terra colpito in fase di tiro, conquista un altro tiro dai 7 metri e dalla linea va ancora Denis Gallazzi, e il gol non sbaglia. 13 a 11, 7 minuti giocati in questo secondo tempo. Mengon, numero 6 è Freund, Mengon, c'è fallo su di lui, 2 minuti per Dimitri Gallazzi. Palla persa dal Trentino Alto Adige. Va Nardin in attacco, palleggiando Gallazzi. Nardin ha spazio lui per entrare, lo fa benissimo. Nulla può in questo frangente Alex Bertagnolli. 13 a 12, meno 1 di nuovo area nord, partita tutta da giocare e naturalmente tutta da seguire su fgh.it in live streaming, anche per il trofeo delle aree, per queste tre finali alle 17:15. Subito dopo questa gara andrà in onda il match che assegnerà la vittoria finale nel torneo femminile categoria 98-99. Area Nord, Trentino Alto Adige ancora in campo. Il bis dopo questa sfida. E si concluderà la giornata alle 18:30, quando ci sarà il fischio d'inizio della gara che oppone Area Centro 2 e Trentino Alto Adige, valevole per la categoria 98-99 maschile. Time out intanto, 13 a 12 in favore del Trentino Alto Adige, 8:37 i minuti giocati dopo questo secondo tempo.
cooperativi al trofeo delle aree. Tredici Trentino Alto Adige, 12 Area Nord, secondi finale della categoria maschile biennio 2000-2001, trofeo delle aree, quarta edizione, siamo a Misano Adriatico, attacca il Trentino Alto Adige. Mengon e il tentativo non efficace di Alaimo, palla che finisce fuori, ha la possibilità adesso di pareggiare l'area nord. Nardin, Galazzi, proprio lui Galazzi, scarica su Nardin, l'apertura, si è andato a prendere il tiro Bartoli, molto intraprendente. Mengon, la penetrazione e c'è il tiro dai 7 metri, sicuramente un'ottima intensità questa gara, intanto sono 2 minuti per Coccimiglio, dicevamo un'ottima intensità in una gara che, lo ricordiamo, mette di fronte ragazzi del biennio 2000-2001, quindi giovanissimi. Tiro dai 7 metri, Simone Mengon, che non sbaglia, non sbaglia, 14-12, aveva intuito Zoppetti, nulla di fatto, 14-12, la parata di Bertagnolli, 14-12, siamo entrati nel decimo minuto del secondo tempo. Mengon, il palo e palla che finisce fuori. Trentino Alto Adige 14, Area Nord 12. Tacca Nardin, poi su Galazzi. Nardin è il centrale che divide i due fratelli Galazzi, l'uno terzino sinistro, l'altro terzino destro, si servono tra loro. Poi Nardin prova uno contro uno, difende bene Campestrini e anche Comparin fa buona guardia. Galazzi, poi Nardin, lo scalare poco preciso di Galazzi per il compagno, ancora una palla persa, 14-12, trofeo delle aree che ha preso il via il pomeriggio di venerdì scorso. Per ogni torneo maschile, ovviamente per le due categorie 98-99 e 2000-2001, e per il femminile 98-99, 18 le gare giocate, anzi 16 perché le due rimanenti, ovviamente le due finali si giocheranno oggi pomeriggio, saranno 18 questa sera alla chiusura della manifestazione che in qualche modo apre l'undicesimo festival della pallamano dall'1 al 6 luglio sempre qui a Misano Adriatico. Il time out intanto voluto da Enrico Lucchetti sulla panchina dell'Ara Nord, 14-12 per il Trentino Alto Adige, 11 minuti e 57 secondi del secondo tempo giocati.
Esaurito il tempo del time out, si ricomincia a giocare. 12° minuto del secondo tempo, 14-12 in favore del Trentino Alto Adige. Attacca Nardin, poi Gallazzi aveva provato a liberare il pivot con il numero 11 Samuele Tagliaretti. Ora Tagliaretti, non c'è spazio perché Mengon e Comparin chiudono bene. Gallazzi, Nardin, vediamo se continua a tenere il pallone. Nardin poi si libera il tiro e c'è il tiro dai 7 metri, rigore conquistato da Tagliaretti per un fallo di Comparin. Rientra Prantner intanto. Gallazzi sbaglia perché ha parato Bertagnolli. Il tentativo, l'invasione fischiata al numero 4 del Trentino Alto Adige, Christian Mitterutzner. Ora Gallazzi, c'è il fallo su Tagliaretti, 14-12, non si sblocca adesso il risultato. Fallo in attacco, lo sfondamento fischiato a Gallazzi. Mengon, Prantner, Mengon, ancora Prantner, vediamo quale combinazione d'attacco cercano i ragazzi del Trentino Alto Adige. Prantner sicuramente tra i migliori dei suoi. Bellissima la rete, bellissima la rete di Davide Campestrini, che si inventa un pallonetto delizioso. A 12, massimo vantaggio del Trentino Alto Adige. Mengon, poi Prantler che aveva provato a servire Campestrini. 9 metri, ultimi 15 secondi, vediamo se il Trentino Alto Adige trova la rete. Il palo colpito da Prantner, ma c'era comunque frazione di passi, il tiro, il pallone che finisce fuori. 15-12, finisce anche il secondo tempo, conduce il Trentino Alto Adige 15-12. Ancora qualche minuto di pausa e poi torniamo in telecronaca.
Ultimi 15 minuti, si assegna il primo posto del trofeo delle aree categoria maschile 2000-2001. Trentino Alto Adige che conduce 15-12 sull'area nord. Attacca proprio la squadra dell'area nord guidata in panchina da Lucchetti. Pallone perso però. Allora il Trentino Alto Adige che può andare a caccia di quello che sarebbe il suo massimo vantaggio. Prantner si alza, poi serve Mengon, c'è fallo. Mengon ancora ha provato a servire, tanto è entrato anche Blasbichler come pivot. C'è stato intanto il gol del numero 9 dell'area nord, Luca Benassuti. 15-13, un minuto trascorso questo terzo tempo. Prantner gioca con il doppio pivot del Trentino Alto Adige, Tagliaretti e Blasbichler. Palla persa, vediamo, molto bella l'apertura. Sodomaco, la doppia. Camminando in avanti il Trentino Alto Adige, rientra Simone Mengon, Marco Mengon il centrale. Si alza Mengon, bella la sua rete. 16-13. Ardin, poi Gallazzi. Poi ancora il tentativo di Bartoli, ha parato però Bertagnolli. Prantner prova la penetrazione, il tiro del 17-13, nuovo massimo vantaggio Trentino Alto Adige. Il tiro, c'era stato però prima il fischio, prima che la palla entrasse, il fallo su Sodomaco. Prova a servire Nardin, si fa sfuggire il pallone, c'è fallo, l'area nord che resta in attacco. Sodomaco, Nardin, il tiro e il gol, molto bello, di sorpresa. Viene colto impreparato Bertagnolli, 17-14. Mengon, Prantner, un gol, l'incrocio per il fratello, poi la finta e la parata di Zoppetti, bravissimo in questa occasione Nicolò Zoppetti. Nardin, Dimitri Gallazzi, Nardin ancora, poi Gallazzi di nuovo, si gioca, perde il pallone l'area nord, se la lascia sfuggire Sodomaco. Entra con il numero 13 Giovanni Cabrini in difesa. 17-14. Prantner, molto molto bella di Marco Mengon. 18-14, sempre più 4 Trentino Alto Adige. 4 minuti e 43 secondi giocati in questo terzo tempo, terza frazione. Gallazzi, la penetrazione, c'è fallo. Coccimiglio, Nardin, ancora lui, poi Sodomaco, bravo Bertagnolli, si fa trovare pronto sul primo palo. Ora ha tutto l'interesse ovviamente ad addormentare in qualche modo la partita
Trentino Alto Adige. Anche se sappiamo bene che poi ad addormentare la partita nella palla a mano non va quasi mai a finire bene. E allora fa bene Trentino Alto Adige ad incrementare il suo vantaggio con questa rete di Mengon, 19-14. Minuti e 45 secondi. La parata di Bertagnoli su Gallazzi. Sesto minuto, 19-14. Ovviamente col passare dei minuti si assottigliano le possibilità dell'area nord di andare a impattare. Esce il numero 13 Cabrini, è entrato con il numero 6 Alex Freund. Il palo intanto colpito dall'area nord, 19-14 sempre. Prantner, Mengon, gol Marco Mengon con il numero 8, 20-14, nuovo massimo vantaggio. Per il Trentino Alto Adige sbaglia dopo questa conclusione Sodomaco, sempre 20-14. Sette minuti e 30. Prantner, Mengon, schiacciato sotto le gambe di Zoppetti. Gol del 21-14. Sodomaco, il fallo. Ci avviciniamo all'ottavo minuto, ricordiamo a 15 si finisce, si chiude. Bartoli come doppio pivot. Due minuti per Simone Mengon. Sodomaco, il tentativo vincente di Cabrini che non sbaglia, 21-15. Trentino Alto Adige che attacca. Prantner, la sua finta, Prantner! Ci avviciniamo al nono minuto, attacca l'area nord.